Ok ragazzi, nuovo episodio, oggi parleremo del sovraccarico progressivo, se è veramente fondamentale per creare massa e ipertrofia. Ora piccola parentesi, parlo di episodio, non di video, perché abbiamo fatto uscire la nostra rubrica di podcast, quindi tutti i video che sto postando li potete ritrovare come podcast qua sotto nel link in descrizione sui vari portali, quindi sia Spotify che Anchor e via discorrendo. Quindi abbiamo iniziato questo progetto, per molti di voi sarà super super comodo perché potete sentire la mia voce mentre state in macchina, state andando al lavoro o addirittura in palestra per motivarvi un pochetto. Però detto questo, iniziamo subito con la tematica di oggi: sovraccarico progressivo. Ok, dunque, qual è l'idea di base del sovraccarico progressivo? Quella di dire che per crescere costantemente da un punto di vista ipertrofico, io devo aumentare costantemente i carichi degli esercizi. E in effetti, se ci pensate, la logica è perfetta, inoppugnabile, nel senso che se faccio una panca piana con 70 kg, dopo una settimana, due settimane, tre settimane, magari arrivo a 75 kg e a questo punto il mio muscolo si dovrà adattare a questi 75 kg di panca piana, e per far questo ovviamente ci sarà un adattamento di natura anche ipertrofica. A questo punto, una volta che questi 75 kg saranno perfettamente gestibili al mio muscolo, io gradualmente aumento ancora i carichi, arrivo a 80 kg e il mio muscolo di nuovo dovrà adattarsi ad 80 kg, e così via. Queste continue necessità di adattamento porteranno il muscolo in ultimo a crescere costantemente da un punto di vista ipertrofico. Questa è un po' l'idea di base del sovraccarico progressivo. Ma è veramente così importante aumentare costantemente i carichi? È veramente così necessario lavorare sul sovraccarico progressivo? In realtà no, e cerchiamo di capire come, analizzando 4 o 5 diversi motivi. Adesso devo ancora capire se sono 4 o 5. Allora, primo punto, ragioniamo sulle 4 variabili di allenamento. Voi sapete che noi lavoriamo sempre su queste 4 variabili, che sono il volume, l'intensità di carico, l'intensità percepita e la densità, e il sovraccarico progressivo non è altro che un miglioramento su una di queste variabili, ossia l'intensità di carico. Quindi già da questo potete capire che se ci concentriamo sempre sull'aumentare i carichi, su questo concetto di sovraccarico progressivo, allora stiamo lavorando soltanto su una di queste 4 variabili. Quindi 3/4 delle nostre possibilità di adattamento ipertrofico le stiamo mettendo un attimo da parte. Quindi questo è il primo motivo per cui non conviene ragionare soltanto in questi termini. Questo ci porta direttamente al secondo motivo. Ora, nel video in cui ho parlato, o nel podcast, ecco, nel video nel podcast di cui ho parlato delle 4 variabili, quindi la progressione annuale, ho anche detto che queste variabili sono impostate, se vogliamo, da un punto di vista gerarchico, ossia ci sono delle variabili che permettono degli adattamenti ipertrofici migliori, più efficaci, più veloci, e delle variabili che hanno un impatto minore da un punto di vista ipertrofico. Ecco, per fare un esempio, il volume di allenamento, o meglio l'aumento del volume di allenamento, quindi del numero di serie che riusciamo a gestire, è la variabile che in assoluto ha un impatto maggiore da un punto di vista ipertrofico. E in realtà quello dell'intensità di carico, dei carichi che noi solleviamo, ha un impatto molto blando in maniera diretta, nel senso che se noi miglioriamo la nostra forza, ecco, gli adattamenti ipertrofici saranno in verità abbastanza blandi. Ci sono, per carità, però saranno minimi. In realtà l'intensità di carico funziona soprattutto per gli adattamenti indiretti, nel senso che se io miglioro sul volume, arrivo a gestire 20 serie allenanti di petto, poi miglioro sulla mia panca piana, poi di nuovo torno a lavorare sul volume, arrivo sempre a 20 serie, però per esempio invece di lavorare su una panca piana con 120 kg riesco a raggiungerne 125-130, allora ovviamente queste 20 serie che sto facendo avranno un peso molto più importante. Quindi di nuovo, in realtà il carico che io vado a sollevare ha un impatto indiretto, nel senso che rende il mio volume di allenamento un volume molto molto più qualitativo. Però lo capiamo benissimo che il centro, il nostro focus, rimane in questo esempio sempre il volume di allenamento, meglio una progressione sul volume. Arriviamo quindi a un terzo punto. Normalmente il sovraccarico progressivo, a parte i primi anni di allenamento in cui è bene o male una conseguenza diretta e quasi inconscia del nostro allenamento, ecco, normalmente avviene grazie a lavori di forza, ossia progressioni sulla forza. Ecco, in realtà il problema principale di questi lavori, andando a gestire alti carichi e lavorando soprattutto su un rep range, quindi un range di ripetizione abbastanza basso, è che andremo a attivare soltanto uno o due dei meccanismi di adattamento ipertrofico, e per questo ho già parlato nel video o nel podcast riguardo all'ipertrofia, a come avviene l'ipertrofia, in cui ho analizzato i tre meccanismi che stanno alla base degli adattamenti ipertrofici. Ecco, in generale, lavorando a carichi alti, tendenzialmente elevati, e lavorando con un rep range abbastanza basso,
vado a lavorare soprattutto sul danno muscolare. Questo ovviamente a meno che non vado a fare dei lavori tecnici, che però normalmente hanno carichi veramente irrisori e tendono a far lavorare l'atleta in buffer, quindi non sono degli stimoli da un punto di vista ipertrofico veramente veramente allenanti, o perlomeno non sono ideali da questo punto di vista. Quindi diciamo che come terzo punto l'allenamento per il sovraccarico progressivo è un allenamento che attiva in maniera molto blanda quelli che sono i tre meccanismi di adattamento ipertrofico, ma è naturale perché il nostro focus in questo momento non sarà l'ipertrofia, ma sarà un aumento di forza, quindi stiamo semplicemente puntando su un obiettivo diverso. E ultimo punto, non da meno, il fatto che ricercare sempre un sovraccarico progressivo porterà inevitabilmente ad uno stallo, e questo è perfettamente normale se ci pensate, perché se oggi sollevo 100 kg di panca, tra un mese ne sollevo 105, 110, 120, a un certo punto magari arrivo a 150, dopo un po' magari riesco a raggiungere 180 kg, posso continuare, ma sicuramente non continuerò all'infinito, e soprattutto sicuramente i miei miglioramenti non saranno dei miglioramenti costanti nel tempo, o quantomeno non avranno la stessa velocità, nel senso che tendenzialmente avrò un andamento logaritmico, man mano che vado avanti i miglioramenti saranno sempre più difficili da ottenere e gli stalli saranno sempre più frequenti. Quindi cerchiamo di trarre qualche conclusione pratica. Allora, il primo punto è che ci tengo a dire che il concetto di sovraccarico progressivo è un concetto che, così come viene interpretato, è in realtà sbagliato, ma se andiamo a vederlo e a interpretarlo più su larga scala è perfettamente sensato. Nel senso che dobbiamo ragionare sul sovraccarico progressivo non tanto come un aumento del carico, ma un aumento della performance, quindi un miglioramento su una delle quattro variabili. E se inizio a ragionare su un costante aumento, un costante sovraccarico in termini di performance, quindi di effort, di numero di serie allenanti che riesco a fare, anche di carico oppure di densità di allenamento, quindi un costante sovraccarico nel tempo, in senso lato, allora sì, questo è sicuramente la base fondamentale dell'allenamento, nel senso che l'allenamento nel bodybuilding deve portare in ultimo a un miglioramento di performance, ed è questo miglioramento di performance che crea la necessità per il nostro corpo, per il nostro sistema, di adattarsi, e quindi adattarsi in ottica ipertrofica. Quindi il sovraccarico progressivo in senso lato è sicuramente la base nell'allenamento del bodybuilding. Detto questo, da un punto di vista pratico, che cosa fare? Allora, prima cosa, se avete posto alla base il sovraccarico progressivo, abbassate i carichi, abbassateli subito, perché probabilmente i vostri schemi motori non sono comunque ottimali, quindi fate un piccolo periodo con carichi ridotti di un 10-20% e lavorate tanto sullo schema motorio, quindi l'attivazione del distretto target, la stabilizzazione del gesto, e cercate di far diventare questi schemi motori dei pattern motori, ma di questo anche ho parlato in altri video, in altri podcast. Detto questo, il secondo step è quello di iniziare a lavorare sulla variabile che più ci conviene, e nella maggior parte dei casi si tratta o dell'intensità percepita, quindi cercare di veicolare tanta intensità in questi schemi motori corretti, oppure comunque cercare di aumentare l'effort delle nostre sezioni, o in generale cercare di aumentare il volume. Quindi riesco a fare, a performare in maniera corretta e qualitativa questi schemi motori, adesso provo ad aumentare il numero di serie nel corso delle settimane. Ok, fatto questo, il mio consiglio è quello di monitorare nel corso del lungo periodo la forza, che dovrebbe essere andare ad aumentare nel corso del tempo quasi in maniera indiretta. Per farvi un esempio, in Zeus, il nostro programma allenamento, abbiamo inizialmente puntato sull'intensità percepita e solo successivamente sul volume, andando ad aumentare le serie allenanti, ma i report che ci sono stati inviati dai ragazzi, feedback delle persone che l'hanno sperimentato, hanno tutti ritrovato un aumento di carico nell'esercizio madre. C'è chi da 90 kg di squat su un 6 RM è passato a farne 110, anche 130 in alcuni casi. Questo perché gli adattamenti di forza, nel momento in cui lavoriamo bene, settiamo bene gli schemi motori, sono quasi automatici, inconsci. Ecco, nel momento in cui assistete ad uno stallo di questo andamento di forza, e uno stallo vuol dire che nel corso di 6 mesi vedete che i carichi bene o male sono sempre quelli, allora forse è il caso di dedicare un periodo, un mesociclo, proprio al lavoro di forza. Prendete gli schemi motori che utilizzate più di frequente nel vostro allenamento e impostate una progressione di forza per aumentare non necessariamente il massimale, ma aumentare magari anche sul 5, sul 6, sull'8 RM per esempio, perché sono quelli i carichi che utilizzerete, è quello il rep range che andrete ad utilizzare successivamente quando lavorerete
correrete per l'ipertrofia, fate questo lavoro per un mesociclo, assistete a un miglioramento della forza e poi ricominciate. Ecco, come detto, questo miglioramento della forza avrà un transfer indiretto sugli adattamenti ipertrofici, nel senso che magari tornerete sempre a fare quelle 20 serie allenanti settimanali per il petto, però le farete con un carico molto più alto. Ecco, da questo punto di vista ovviamente queste 20 serie allenanti avranno un peso molto più alto, molto più impattante per il vostro gran pettorale, quindi gli adattamenti ipertrofici saranno migliori. Quindi questo è tutto per questo video, come al solito vi ricordo di iscrivervi qua sotto al canale YouTube, di seguirci sui nostri podcast e soprattutto su Instagram, sul quale siamo particolarmente attivi, trovate i link tutti qua sotto, e ovviamente commentate, date il vostro punto di vista sull'utilizzo del sovraccarico progressivo, perlomeno in termini di carico, e in questo modo andremo a instaurare il solito confronto. E detto questo, ci vediamo al prossimo video.